Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati a Cucina con Luca. Oggi una ricetta di lunga cottura e sostanziosa, però veramente, cioè, a chi gli piace veramente buona. Trippa. Trippa di bovino naturalmente. Io ho già tagliato striscioline, però in molti supermercati la vedono già tagliata, quindi anche un lavoro in meno. Io l'ho tagliata a striscioline così. L'ho lavata molto bene in acqua fredda per 10 minuti e basta. Volendo si può fare anche bollire insieme a una foglia d'alloro per 10 minuti prima di... Però adesso la trippa non è più come anticamente, cioè adesso è già sbianchita dai macellai, è già lavata, quindi l'importante è lavarla bene, ma veramente bene. E questo è il lavoro della trippa. Poi abbiamo, quindi sarà la trippa al sugo con i fagioli, pazzesca. Poi abbiamo dei fagioli borlotti, però scegliete quelli che più vi piacciono, rossi anche, perché no, o addirittura i cannellini, buonissimi. Prima di andare a nanna ieri li ho messi nell'acqua fredda e stamattina li ho tirati fuori, li ho sciacquati bene ed eccoli qua, sono crudi, si sono rigonfiati e dopo li cuociamo. Poi abbiamo i mancabili sedano, carote e cipolla tritati abbastanza grossolani. Qua l'ho impazzito perché, anzi, è buono che si senta ogni singolo pezzo poi dopo alla fine. Poi abbiamo della salsa di pomodoro. Scegliete voi, passata anche qua. L'importante è che sia un'ottima conserva. Ecco. Mezzo bicchiere di vino bianco per sfumare la trippa. Poi abbiamo 3 foglie di alloro, in questo caso un ramettino di rosmarino, peperoncino secco, olio extravergine e sale. Basta. E allora andiamo subito a vedere come preparare, perché qua è la lunga cottura, ci vorranno circa 2 ore, 2 ore e mezza. E in contemporanea andremo a cuocere i fagioli insieme alla trippa in 2 pentole separate e poi uniremo alla fine i fagioli. Andiamo a vedere. Acceso sotto tutte e 2 le pentole, in questa parte qua faremo i fagioli, in questa invece più bassa e più larga andremo a fare tutta la cottura finita, quindi trippa e fagioli. Allora, quindi partiamo subito con i fagioli, li mettiamo nella pentola che abbiamo già acceso. Andiamo a coprire con acqua fredda e facciamo cuocere questi fagioli. Mi raccomando, è molto importante leggere le istruzioni dei fagioli, della confezione dei fagioli, perché ogni fagiolo ha una cottura differente. Questo borlotto qua, una volta che è stato a bagno tutta la notte, cioè le minime 8 ore, cuocerà in un'ora, un'ora e mezza. Non aggiungiamo sale, mi raccomando, nei legumi il sale è sempre alla fine. Però li mettiamo dentro la foglia d'alloro e il nostro ramettino di rosmarino. L'alloro ha una funzione, oltre che dà un buon sapore, ma è anche un ottimo digestivo. Ecco perché lo si usa nei legumi. Invece in questa pentola andiamo a mettere 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. E iniziamo a fare soffriggere sedano, carota e cipolle, tutte assieme. Vedete, sono tagliate molto grossolane, perché tanto cuoceranno in totale un paio di ore e quindi diventeranno molto dolci e non serve assolutamente stare impazzire a tritarle molto finemente per questa ricetta, poiché è anche una ricetta molto casareccia, diciamo. E continuiamo a rosolare le verdurine per circa 1 minuto, si devono insaporire. Dopodiché aggiungeremo la nostra trippa. Nel frattempo, insieme alle verdurine, mettiamo le 2 foglie d'alloro anche qua. L'alloro è molto importante per questa ricetta, le spezzettiamo un po' e andiamo nel soffritto anche loro. Intanto i fagioli, dal momento in cui inizia a bollire, abbassiamo la fiamma e li facciamo bollire per circa un'ora. Dopodiché li scoliamo, tenendo un po' di acqua, non si sa mai cosa servire,
e li aggiungeremo, diciamo, passato un'ora, un'ora e mezza, dopo un'ora e mezza che cuoce la crippa, andremo ad aggiungere anche i fagioli e faremo l'ultima della cottura per mezz'ora. Ecco, direi di andare giù con la nostra crippa, tagliata a striscioline, molto grossolane, perché la cottura è lunga. Quindi più le lasciamo grossolane, più rimarranno belle consistenti e morbide alla fine. E continuiamo alzando a questo punto un po' la fiamma. Rosoliamo. Non ho ancora salato niente, tra poco lo faremo. Ecco qua, vedete? Facciamo insaporire molto molto bene. Fiamma alta. A questo punto andiamo dentro con mezzo bicchiere di vino bianco e lasciamo evaporare. Andiamo giù con il nostro peperoncino. Io inizierò a mettere uno medio secco, sbriciolato a mano così. Dopo, quando assaggeremo, verso la fine, si può sempre regolare sia il sale, mi raccomando sempre alla fine, che anche il peperoncino, oppure a piacere il pepe. In questo caso però il peperoncino ve lo consiglio vivamente. Bene, a questo punto diamo una bella salatina. Eccolo qua. Poi ricordo che ci abbiamo ancora la salsa di pomodoro, che tra pochissimo mettiamo. Quindi la prima salatina qua nel soffitto dopo aver aggiunto il vino bianco. E siamo già pronti per entrare con l'ultimo ingrediente, ovvero il pomodoro. Andiamo giù. Ah, che meraviglia! Ecco qua. Facciamo prendere un attimo calore in questa maniera. Ecco qua, vedete? Dopo, tra un'oretta e mezza, quando i fagioli saranno cotti, li andremo ad aggiungere. Ricordo che abbiamo messo un po' di sale adesso e un po' di sale alla fine, come sempre, perché nelle lunghe cotture dobbiamo sempre verificare alla fine. Quindi ci spostiamo sulla fiamma più bassa. Eccola qui, diamo un'ultima mescolata e adesso che abbiamo tutte e due le preparazioni contemporanee che vanno, possiamo mettere un coperchio da questa parte lasciando due spiragli e facciamo cuocere per un'ora e mezza la crippa. Ogni tanto diamo una girata per vedere che non si asciughi troppo. Se si asciuga un po', andremo ad aggiungere un po' di acqua di questi fagioli, che ricordo è pulita. Tra un'ora e mezza andremo ad aggiungere i fagioli. Beh, dopo circa un'ora e mezza la nostra trippa con i fagioli è pronta. Ma guardate che meraviglia. Allora, dopo un'ora e mezza ho tolto i fagioli dalla loro acqua, quindi quando erano cotti ormai, diciamo. Li ho colati e li ho aggiunti alla trippa insieme al sugo e quello che abbiamo messo, il sedano, la carota, e ho fatto andare ancora un 40 minuti. Mi raccomando, è molto importante spegnerla un 20 minuti prima di servirla, così si intiepidisce e si uniformano tutti i sapori. Io direi di metterla nel piatto. E guarda, allora, io ho tostato del pane, perché qua ne servirà parecchio. E niente, mettiamolo un po' così. Magari iniziamo con una, poi aggiungiamo l'altra. E guardate che meraviglia. Ecco, adesso possiamo mettere che si blocca un po'. Una qui e direi un'altra di qua. Meraviglia. Ecco qua, andiamo a mettere abbondante salsa, perché questa deve essere lenta. Il bello della trippa, in umido, che deve essere lenta, e mi raccomando,
non asciuttissimo. Eccolo qua. Guardate quanto è bella. Trippa al pomodoro con fagioli. Buon appetito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere le altre ricette che farò in seguito. Grazie a tutti, ciao!